Oggi a Francavilla, presso il municipio, conferenza stampa di presentazione della 60ª edizione del Carnevale d'Abruzzo, ma anche delle Cioco Fest. Ne parliamo con il sindaco Antonio Luciani. Eh sì, siamo molto orgogliosi di questa 60ª edizione del Carnevale d'Abruzzo. Carnevale che inizia ad essere, anzi è tornato ad essere, un carnevale veramente bello, splendido, un orgoglio della regione Abruzzo, ma sarà anche un orgoglio nazionale perché vengono da fuori regione molte persone. Io spero un giorno di vedere questa manifestazione crescere e avere un richiamo addirittura internazionale. Il percorso di crescita è stato avviato, si sta proseguendo, quest'anno tante novità. Il 31 gennaio verrà inaugurata una mostra appunto internazionale con i bozzetti presso il Museo Michetti, quindi il MUMI, e quindi vi aspettiamo numerosi a questa stupenda, questo connubio tra arte e divertimento. E l'8 febbraio la prima sfilata, poi dal 14 al 17 febbraio ci sarà in contemporanea all'interno dell'area del Carnevale appunto il Cioco Festival, e quindi potremo gustare ottima cioccolata mentre vediamo sfilare i carri allegorici. Avete risolto anche il problema dei parcheggi, che era un problema abbastanza annoso e che creava molti disagi ai commercianti? Sì, in verità quello era un problema, diciamo, un po' collaterale, cioè che si verificava non durante le sfilate, ma si verificava nelle settimane appunto di vita normale, il ritorno alla vita normale della città. E quindi abbiamo trovato un'ottima mediazione, abbiamo fatto contenti sia coloro che verranno parteciperanno alla manifestazione con le loro giostre, che arricchiscono comunque l'offerta, e sia i commercianti. La sottavalla, mi sembra, Sandor, è l'umano. Se ci vuoi provare, basti che chiudi l'occhio, che già stai là. Ma se ti gira dall'altra parte, ci puoi vedere addormentata bella, sdraiata sopra l'uganzazza. Chi so io? Non sono nessuno. Sono uno di voi. E come voi, sono nata a sta Abruzzo bella. Che se ti venisse voi, non c'è di niente da sudare. Dalla costa alla montagna, e per quanto è bello, pure la campagna fuggirà. Cina, noi siamo montanari, contadina e pisciarina. Ma se ti vuoi divertire, rilassare e mangiare buona, a sta Abruzzo bella tua da venire. Chi so io? Patanello, re del carnevale di sta Abruzzo bella. Il signor Nicola De Francesco, il presidente dell'Associazione Carnevale d'Abruzzo, che organizza come ogni anno questo importante carnevale a Francavilla, il più importante della regione, che come ogni anno presenterà alcune novità. Quest'anno che cosa ci vuole dire? Quali sono le principali attrattive? Quest'anno abbiamo cercato di coniugare l'evento goliardico del Carnevale, evento che comunque porta divertimento, allegria, a eventi culturali. Infatti il 31 gennaio inaugureremo una mostra di pittura di livello internazionale. Infatti abbiamo la partecipazione di artisti provenienti financo dal Giappone, Russia, Francia, e come tema abbiamo i bozzetti per un carro allegorico. Molto soddisfatti perché artisti nazionali italiani importanti hanno risposto a questo nostro appello. Oltre a questo abbiamo anche momenti di teatro, momenti di musica. Infatti come partner l'associazione quest'anno ha la scuola d'arte di danza New Step di Francavilla al Mare, che negli anni conoscerete perché ha già lanciato tanti personaggi importanti nell'arte della danza e del balletto, e che cureranno le coreografie delle sfilate e fino all'ultimo giorno, che è martedì 17 febbraio, con il quale loro termineranno le sfilate proponendoci il musical Grease. Quanti carri saranno più o meno? Dunque sono 5 carri di prima categoria, cioè quelli più grandi, e 2 carri più piccoli che sono fuori concorso. Infatti i carri più grandi hanno risposto a un bando di concorso da noi proposto a settembre, e saranno sottoposti al giudizio di una giuria popolare che giudicherà il più bello, al quale andrà un primo premio di 5.000 euro. In questo momento è una reliquia. E mia usante, è qualcosa da sacro. Sa da aprire piani piano, perché è troppo bello. Mi raccomando, piega buono.
Eccolo qua! È nato Patanello! Burattino! Ma gli facciamo un applauso su Burattino! Il signor Emanuele Trasmundi è l'organizzatore del Cioco Fest, un'altra manifestazione che andrà in scena a Francavilla proprio in questi giorni. E ci vuole spiegare un po' come si svolgerà, di che cosa si tratta? Allora, un evento molto importante dedicato realmente al cioccolato, è nato da un'idea di un consigliere comunale, il signor Remo Di Palma, che già 2 anni fa ci ha contattato per avere questo evento all'interno di Francavilla, e solo oggi abbiamo dato la nostra adesione ad essere presenti al cioccolato a Francavilla. Allora, verranno circa 20 cioccolatieri provenienti da tutta Italia che prenderanno parte al Carnevale d'Abruzzo che si terrà a Francavilla. L'evento è dal 14 al 17 febbraio a Piazzale Sirena. All'interno dell'evento ci saranno dei cookie show creato da un'azienda del territorio alla quale abbiamo dato ampio spazio e visibilità, che è La Tradizione, dove coinvolgerà una buona parte delle scolaresche di Francavilla con dei mini corsi dalla durata di 30 minuti il quale farà vedere e mettere a dimostrazione sempre di essi le varie proprietà del cioccolato abbinato alla frutta, per poi finire il giorno 17 con la premiazione del miglior cioccolatiere. All'interno dell'evento abbiamo anche dei concerti, tipo il 14 a sera che facciamo la notte degli innamorati, dove saranno presenti le terre del sud in concerto. Questo evento servirà comunque ad arricchire questo carnevale, che sicuramente è un'attrazione principale di Francavilla, con un rilancio quest'anno per la 60ª edizione. Io spero che le presenze saranno numerose e aspettiamo tutti numerosi per questo carnevale abbinato al cioccolato.